Ben ritrovati a tutti con questo nuovo video nel quale vogliamo parlare di steganografia, ovvero di quella tecnologia che permette di nascondere in forma crittografata un testo dentro delle immagini oppure dentro dei file audio. Si tratta di un metodo che permette appunto di utilizzare il file immagine o il file audio normalmente come fosse il file originale, ma nel quale dentro nel suo formato, all'interno del formato di queste immagini o audio, è possibile appunto in posizioni ben precise metterci del contenuto che non ha niente a che vedere con il formato originale. E questo è un modo, diciamo così, come dire, di nascondere le informazioni e di passarsele da una persona all'altra in modo, tra virgolette, innocente, perché io passo una fotografia a te, tu sai benissimo che in quella fotografia c'è nascosto il messaggio che io ho voluto mandarti e quindi aprirai questa fotografia, come vedremo fra un attimo, e potrai leggere in chiaro il testo che io vi ho innestato. Questo è in sostanza la steganografia. Come sempre nei miei video, laddove ha senso e laddove è possibile, metto dei riferimenti in rete che permettono a chiunque di andare ad approfondire e di leggere ulteriori dettagli su quanto presento nei miei video, e in questo caso non fa eccezione. Ho messo l'immancabile pagina di Wikipedia che spiega che cos'è la steganografia, che origine ha avuto, eccetera, eccetera. Ecco, per quanto ci riguarda, passando proprio all'aspetto più pratico, vi mostrerò come includere appunto in un file immagine, quindi nel mio esempio qui in questo video mi limiterò ad usare un file immagine e non un file audio, perché poi il metodo è identico, il sistema di utilizzo è identico, quindi mi veniva più facile con un'immagine anche più rappresentativa per un video, ecco, un'immagine è un'immagine. E quindi partiamo. Cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di uno strumento che applichi la steganografia. E questo strumento è già presente nei repository ufficiali di Ubuntu, quindi basta aprire l'Ubuntu Software Center e cercare questa stringa steg, che richiama la steganografia, hide, che vuol dire nascondi, quindi il nome del programma, nel nome del programma, diciamo, gli sviluppatori, gli autori di questo programma hanno voluto nascondere un po' entrambi i concetti, ecco, steg per steganografia, che vuol poi dire nascondere delle informazioni in un contenitore, e hide ribadiscono il nascondere, ecco, quindi questo è il programma che noi andremo ad usare fra pochi istanti, steg-hide, quindi Ubuntu Software Center, steg-hide, lo installate e così siete pronti per fare quello che vi mostro io in questo video. Dunque, per integrare in forma crittografata un testo in un'immagine, abbiamo bisogno di un file di testo e di un'immagine, ovviamente, ovvio, quindi abbiamo bisogno di due file per fare questa operazione. Nel mio caso ho già preparato sia il file di testo che andremo a integrare nell'immagine, quindi si chiama file 2, eccolo qua, ed è un file stupidissimo, non c'è nessun messaggio segreto in questo caso, ma è un file qualsiasi che ho già usato anche in altri video, ma fa niente, vedete. Poco testo, poca roba, riga 34, 0, insomma, un file di testo normalissimo, niente di particolare. Poi, il solito pappagallino che uso spesso nei miei video, laddove necessario, l'ho duplicato, quindi me lo sono portato qui. Abbiamo Aramakao JPG, quindi JPEG, formato JPEG, e Aramakao ORI originale. È semplicemente l'ORI è la coppia di questo
questa immagine. Quindi è la solita immagine dell'aramacao giallo. In questo momento sono esattamente identici, sono due copie identiche queste immagini. Perché ne ho fatto una copia? Vedete, grande 94,4 kilobyte. Sono identiche perché a questo inseriremo questo testo. Quindi il file 2 lo includeremo nel file aramacao.jpg in formato crittografato. E vedrete appunto che fra l'originale e quello con il testo innestato ci saranno qualche byte, qualche kilobyte di differenza, qualche byte, anzi non so, 64 byte il testo, è quindi poca roba, però una piccolissima differenza, forse riusciamo a vedere nella dimensione. Comunque ho voluto così per scopi didattici creare comunque la copia originale prima di ritoccare il file dell'immagine. Allora, partiamo con l'operazione di includere il file di testo, file 2, nel file immagine aramacao jpg. Quindi mi posiziono qua in un terminale, quindi ovviamente stake hide non l'ho detto, ma visto che sto usando il terminale avrete capito che si tratta di un comando da terminale, di un programma che si usa senza interfaccia grafica, molto semplice, e il comando è questo. Ecco, posso anche copiarlo così non sto lì a scriverlo. Quindi stake hide è il programma. Embed vuol dire, insomma, in inglese includi, innesta, inserisci. Poi ci sono un paio di opzioni, meno C, che vuol dire di crittografare, F nel file, quindi F in quale file voglio includere qualcosa, aramacao.jpg, e quale è il contenuto che voglio innestare, qual è il file che voglio includere nel file immagine, appunto il file di testo file 2. Quindi faccio enter e mi chiede, cos'è che mi chiede ovviamente? Per poter crittografare il testo in modo che non sia visualizzabile, nemmeno se apro questo file immagine in un editor di testo o in un visualizzatore esadecimale, in qualsiasi cosa voglia aprirlo, non voglio che il contenuto del mio file di testo sia comunque visualizzabile, che sia protetto, che sia crittografato. E allora lui mi chiede una password per poter crittografare il file di testo. Allora io metto la mia password, diciamo Pippa con la P maiuscola, mi chiede di confermare la password, Pippa con la P maiuscola, e l'ha fatto. Ecco, qui dice: sto includendo il file di testo file 2 in aramacao.jpg. Poi, siccome il file di testo è veramente piccolissimo, ci ha messo una frazione di secondo, un po' di puntini, e poi dice done, cioè fatto, finito. E siamo usciti dal programma perché l'ha fatto. Da questo momento il file aramacao.jpg include questo file di testo. Quindi qui vedete che il file originale è grande 94,4K, il file, diciamo così, ritoccato è grande 91,4, addirittura è cambiata in meno la dimensione perché non so se il file di testo crittografandolo diventa piccolo, grande, non lo so. Comunque vedete che rispetto a un attimo fa, quando era una copia esatta, l'immagine con innestato il file di testo è cambiata la dimensione. Questo è un indice, così adesso didatticamente, per capire che è cambiato qualcosa. Ovviamente dovete far conto che se lavorate sul serio con questo sistema, diciamo che la copia originale o l'avete da un'altra parte, non è qui per fare il confronto. Si avrebbe a disposizione solo questo file e nessuno si accorge che in realtà qua c'è innestato del testo e nessuno lo sa. Posso visualizzare normalmente l'immagine, è assolutamente identica all'originale. Io posso aprirla, posso eventualmente anche modificarla con qualche effetto. Non so se qui, boh, vediamo un po'. Facciamo così, rigiro l'immagine. Salva, vediamo cosa succede se salvo l'immagine modificata. Vedete che l'ho semplicemente riflessa orizzontalmente. Ci sarà ancora il mio testo crittografato all'interno. Lo vediamo. Questa è una cosa che non ho provato prima di iniziare a registrare questo video. Vediamo in diretta cosa succede. Ho anche ritoccato l'immagine successivamente.
adesso andiamo a fare l'operazione contraria, ovvero facciamo il ruolo della persona che riceve la mia immagine con innestato il messaggio e quindi per estrarre il testo inglobato, cosa facciamo? Ecco che qui, scusate, ho lasciato ancora il nome dell'esempio vecchio, in realtà, Arama Kao, in realtà stiamo lavorando su questa immagine, ecco qua che la scaletta è rimasta non aggiornata, adesso a posto, ok, quindi andiamo avanti. Questo è sempre StackHide che usiamo come programma, però questa volta non gli diciamo di fare l'operazione di embed, ovvero di includere qualcosa, ma di extract, ovvero di estrarre qualcosa dall'immagine. Gli diciamo da quale file, con queste opzioni, meno "-sf", "f" per file, gli diciamo dal file aramakao.jpg voglio estrarre quello che c'è. E vediamo se funziona adesso che ho cambiato l'immagine. Non è detto, tutto in diretta. Mi dice, dammi la password, ovvero quella con cui ho crittografato il contenuto, quindi gli do pippa e voilà. Vedete che ritoccando l'immagine perdo anche il contenuto, perché poi il gestore delle immagini risalva il formato JPG e perdo il contenuto. Quindi questa è un'osservazione, una lezione da imparare. L'immagine che voglio usare per includere del contenuto estraneo non deve essere poi successivamente ritoccata con dei programmi di ritocco delle immagini perché perderemo il contenuto. Quindi rifacciamo velocemente il comando di includere il file di testo e questa volta non toccheremo più l'immagine. Quindi andiamo avanti come da scaletta. Ho rifatto il comando e adesso passo subito ad estrarre il contenuto. Ormai le spiegazioni le abbiamo date, quindi ok. E voilà. E cosa mi dice questa volta? Perché non ho più modificato l'immagine, l'ho lasciata com'era, con dentro il file di testo. Questa volta si è accorto che dentro l'immagine aramakao.jpg c'è del contenuto corrispondente, crittografato in corrispondenza alla password che gli ho dato, e mi dice ok. Ho visto che c'è un file di testo chiamato file2 che è contenuto in questa immagine. Siccome sto lavorando nella stessa cartella, quindi diciamo faccio finta di essere la persona ricevente di questo file, ma in realtà sono sempre io qui sulla mia cartella, io il file2 ce l'ho già nella mia cartella scrivania. Quindi lui mi dice: "Vuoi che sovrascrivo quello che tu hai già?" Io gli dico: "Vabbè, sì, dai." Gli dico sì. E lui mi dice, ok, l'ho scritto, estratto e l'ho scritto in file 2. E vedete che file 2 è esattamente identico, l'ho estratto. Ecco, quindi, in sostanza, oltre la scaletta del video, abbiamo fatto un'operazione in più, giusto per capire noi, per curiosità nostra, cosa abbiamo fatto. Nel primo giro ho incluso il file di testo, poi prima di estrarre il testo, per mostrarvi che si può estrarre dal file immagine il testo originale, ho voluto forzatamente modificare l'immagine con un gestore delle immagini e l'ho semplicemente riflessa orizzontalmente, poi l'ho risalvata, l'ho salvata sopra l'immagine originale e difatti abbiamo visto che il successivo comando di estrazione mi dice guarda che non posso estrarre nessun file perché non lo trovo, non c'è. Quindi, ritoccando le immagini dopo aver inserito del contenuto, non va bene perché il formato dell'immagine viene sovrascritto e si perde tutto il contenuto. Quindi, non fatelo, Successivamente, senza più ritoccare l'immagine, ho rifatto l'operazione. Quindi, ho reinserito il file di testo e poi, subito dopo, ho usato il programma con la modalità di estrazione e avete visto che funziona. Questa volta si è accorto che c'è del contenuto, mi dice se voglio estrarlo, gli do la password e me lo estrae. Voilà. Se non voglio estrarre, posso anche non necessariamente voler estrarre subito il contenuto estraneo all'immagine dall'immagine stessa, ma posso anche solo ottenere delle informazioni sul testo inglobato, se c'è. Con questo comando io posso dirgli,
dammi delle informazioni, ammesso che ci siano, ecco, sposto un attimo qua e... Oh, accidenti. Ecco. Ok, lui mi dice... mi hai detto di lavorare sul file ramacao.jpg, che è un formato JPEG che ha questa capacità, cioè c'ha questo contenuto, ecco, e lui mi dice: vuoi che provo a darti delle informazioni sui dati inclusi, i dati estranei all'immagine inclusi? Io gli dico di sì. Lui mi dice: però devi darmi la password. E lui mi dice: ok, guarda che in questa immagine in effetti ti posso dire che è incluso un file che si chiama file 2 di 64 byte, crittografato con questo algoritmo, compresso, sì, ecco, vedete, compresso, ecco perché la dimensione del file è più piccola. Ecco, se lo facessi con la Ramacao originale, che so già che non include niente di estraneo, se faccio lo stesso comando, vediamo un po', facciamo originale. Ecco, lui mi dice, mi dà le stesse domande, gli dico di sì, io gli dico, ecco, la password, io non c'è perché so che non c'è nulla, però io provo con la mia password di prima, e lui mi dice, ecco, non posso, non trovo niente con questa password, non c'è niente in questa immagine. Vedete che è semplicissimo l'uso di stack hide, basta che utilizziate anche voi, diciamo, le opzioni che io ho già impostato qui negli esempi. È semplicissimo. Uno per includere le informazioni, l'altro comando per estrarle. Quindi, ecco, eventualmente uno per avere delle informazioni senza estrarre il contenuto. Ecco. Come dicevo all'inizio del video e anche nel titolo del video, queste operazioni possono essere fatte anche con un file audio che deve essere di tipo WAV, quindi WAV, invece di un JPEG potete usare anche una canzone o insomma un suono in formato WAV per inglobare del testo nascosto e crittografato. Ecco, con questo ho concluso. Come sempre, spero che vi abbia incuriosito anche questo tema della steganografia. Potete approfondire in rete e vi attendo da parte mia al prossimo video. Ciao ciao!